e noi come Lega valuteremo attenzione, Ciscione Dari Ad in diretta. Buonasera Ciscione. Buonasera, io non ho il video, purtroppo non vi vedo, ma ho sentito che c'è uno che ha detto parlo da arbitro. Ah, finalmente ne abbiamo preso uno. No, è Bojan Ciscione, e stiamo infatti, guardi, entra dice pure le bugie, parlo da arbitro. Allora entri proprio, ma c'è la virtù. Guarda, vorrei dire parlo da mister, ma non posso considerarti tale, immagino, da quello no, che ho visto. Attenzione. No, infatti non lo sono, infatti io non faccio il mister. Perfetto, allora, l'unica cosa perfetta che hai detto. Si è visto. Allora, balziamo da una polemica all'altra, perché ne sono successe di ogni, parecchie. Allora, diciamo che soprattutto sotto anche gli highlights, tra l'altro questo penso che sia la partita, quella con l'Olimpo, quella che ha fatto più visual dell'ultima giornata su YouTube, sto dicendo, sì. Ed è pieno di commenti in difesa, stranamente, non me l'ha mai capito di vederlo sotto un video di calcio, dell'arbitro, in difesa dell'arbitro, Fucina che viene paragonata a una squadra, alla Roma. No, io faccio parlare prima il confronto, sì. E poi dico la mia. Lascio un attimo Bojan e Ciscione se si vogliono chiarire, se si vogliono confrontare. È uscito anche un video di Bojan dove veramente si evince che la Fucina forse ha un po' fatto, ha esagerato Bojan in questo giro. Ma io pensavo che l'avete invitato per chiedere scusa, Ciscione. Anch'io. Io aspetto ancora le scuse. Cioè, praticamente si chiama il salotto del pentimento. Scusate, no, ma io non ho la minima intenzione di chiedere scusa a nessuno, ma anche perché io credo che il metro del fallo di mano è quello di Moise Sanchez. Quindi se quello non è mano, per me non è mano più niente nella cosa. E aspetto ancora un chiarimento, e aspetto ancora un video, non che le schede si cancellano, che le memorie si cancellano. Cioè, il video del palo di mano di Moise Sanchez, dove è finito, caro Bojan? Te lo sei preso, te lo sei messo da qualche parte? Dove te lo sei messo? Quel posto dove non batte il sole. Ma non faccia lo spiritoso, dove l'ha messo il video? Allora, è stato così. A me davvero mi si è formatata la scheda SD, ho perso un sacco di video dove c'era addirittura... No. Allora. Fammi finire, pancione. Dai. Che il Joker è diventato. Addirittura c'era la scena del fallo di Falco su Stoico, con quella mezza risetta dove poi arriva Moise Sanchez, dice prendila con uno più grosso, che era interessante, si sono formatate. Incredibile, si ricorda tutti gli episodi contro di noi, ma quello che è non se lo ricorda, incredibile. Ma io devo comunque sottolineare, poi arriviamo ai fatti, che innanzitutto ho ammesso l'errore a voi in primis in campo, non l'ho vista, me ne sono scusato, ho lavorato sulle immagini. Faccia finire! Ciscio, parlo io adesso, un attimo, per favore. Bravo dire. Allora, ho sbagliato. Come ho sbagliato non dare il rigore a Bertocchi sempre contro di voi, quindi pareggiamo, ma non è quello l'intento. Da una parte ho lavorato per evitare errori del genere, ho visto che in quella posizione lì stavo male, non vedevo l'angolo, e ho lavorato per la prossima giornata. Al contrario, non mi sembra che voi avete lavorato, soprattutto tu, nel migliorarti. Dopo la prima espulsione della prima partita mi hai detto: per me tu sei morto in campo, io con te non ci parlo più, non ti dico niente. Ho detto, sì, va benissimo, vero. Ma mi fai anche un regalo, ti ho detto. No, e la seconda partita, per fortuna, la cam si era scaricata, per fortuna. Azzo! Io ti ho detto un'altra cosa, che per me finiva il gioco. Da oggi in poi per me quello che ti dico è quello che penso, stop. Finisce il clima di goliardia. E tu, Augusto, sei veramente convinto che ci sia un complotto da parte di Bojan? Anche complotto da parte nostra. No, lui pensa. Allora, mi fate parlare. Io penso che la cosa più scandalosa che ho visto non è il mano di Moise Sanchez, ma il mancato calcio di punizione su un fischio che lui nemmeno ha sentito. Allora, Bojan si deve capire che sta parlando con una persona che c'ha il pelo sullo stomaco e che di tutto quello che tu fai, tu quando non ci dai il fallo di mano, non sei andato con la consultare quando hai fischiato. Tu hai detto: io ho fischiato in mente mia, pensavo che il tempo fosse finito, ma ti hanno dato un fischietto apposta, non serve per dirigere il traffico. Il fischietto, il segnale acustico, determina la fine. Fin quando non ci sono qui dentro, la partita è in gioco, anche se tu pensi che è finita. Ecco, incredibile. No, e si vede dalle immagini che il fischio ha dopo il fallo di mano. Io credo che la dirigenza della Fucina, e in questo caso parlo di Fucina, di Faina e Ciscione, pensi sotto sotto che noi
come Lega la mettiamo in una posizione di svantaggio perché così si crea il content. Però io devo dire una cosa. Vuole parlare il presidente. Ma devo dire un'ultima cosa. Secondo me Sciscione si lega molto al dito gli episodi, quando in realtà, secondo me, le sceneggiate che fanno vanno a, diciamo, distrarre, a mettere stress ai giocatori. Secondo me sono controproducenti, perché in un fallo a centrocampo a caso non si può, secondo me, entrare a centrocampo a lamentarsi con l'arbitro, perché ogni volta, perché secondo me deconcentri i giocatori, e secondo me questo è un grave forse difetto della Fucina. Scusate, questo intanto è tutti i commenti sotto il video. Scusate, pro a Bojan. Scusate, ma è normale in una Lega non avere un filmato e poi il giorno dopo avere tutti i filmati a disposizione e mettere solo quelli? Non Ciccione, è corretto da parte di Bojan. Non è corretto, perché se fosse stato corretto non avrebbe fatto uscire la Bojan non fa il cameraman, è un servizio in più che vuole dare per portare un altro allora, sguardo e fare empatizzare magari dei giovani arbitri, immagino. Esatto, fai uscire tutto, se anche posso... gli errori, o se fai solo così hai vinto. Cioè, vinci sempre, se posso dire una cosa, io scusatemi Andrea e Andrea. Allora, voi... prego, rispondi che poi lo salutiamo, che c'è... A me non sembra che la Fucina abbia caricato magari i 30 episodi difficili che io ho preso giusti in quel poco lasso di tempo, e ha caricato solo quei tre che magari ha sbagliato la mano di Moses Sanchez e magari il fischio ritardato in quella situazione lì. Una cosa che io ci tengo a dire comunque è che in una squadra dove si grida al lupo, al lupo, al lupo, io non posso prenderli seriamente su ogni reclamazione. E un'altra cosa che ci tengo a dire, e questo è un messaggio serio che voglio far passare senza star qua a riderci, è che Ciccione, quello che è successo in campo è successo con me, che sono abituato a certe pressioni, ma se succede con un ragazzino tu lo distruggi psicologicamente, mediaticamente, già abbiamo mancanza di arbitri, e così facendo tu dai l'esempio sbagliato, perché i ragazzi che ci seguono poi la domenica vanno a guardare le partite e fanno la stessa cosa tua. Applauso, applauso, applauso. Io non lo so, io non lo so, tu devi capire che tu devi... No. Io non sono mai stato vittima. Stai facendo demagogia. Io sono un arbitro, io sono un arbitro e non devo essere simpatico a nessuno, perché parto già dal presupposto che l'arbitro è uno sfigato, no? È così purtroppo. A oggi. Quello che io volevo dire è che comunque tutti noi siamo persone. No, io voglio quello che voglio dire, che la mia famiglia guarda la GOT come la guarda la tua, come la guarda quella di quel ragazzo. Solo quello, un po' di no. Sentimento. Allora, e allora però pensavo fossero soldi. Non ci sono soldi però. Grazie, non so, Ciccione, la dobbiamo salutare, che dobbiamo volare. Comunque, Ciccione, la lasciamo. Bocca al lupo per la partita di domani, Augusto. La lasciamo nelle mani del tuo presidente, comunque. Quindi, allora, io non credo un complotto contro la Fucina. Credo che ci possono essere stati degli errori contro la Fucina. E calcola che fondamentalmente oggi non siamo terzi per una mano all'ultimo secondo e un gol di due secondi che è stato segnato oltre palesemente. Però, quindi, in teoria posso capire che quelli che stanno lì, che comunque fanno un lavoro e poi si vedono sfumare tutto per degli errori che ci possono stare nel calcio. Detto ciò, qualsiasi errore fanno gli arbitri, l'atteggiamento che ha avuto la mia panchina nelle ultime due partite non ci deve più essere. Quindi... io squalifico il DS Sciscione dalla Oh mio Dio! Applauso! Mia! Allora, come squalifica come? Sciscione? Ma per il turno dei playoff non sarà in panchina, perché ha esagerato, e chiedo scusa a Bojan, che può aver sbagliato delle scelte, però le cose che ha detto Sciscione si dicono. Quindi squalifica, prossimo turno Sciscione non sarà in panchina. Ma ritornerà? Perché posso dire che è un gran presidente. Manfredi. Grande Manfredi.